Bene, buongiorno a tutti, aggiornamento veloce sulla situazione trentina. Abbiamo appena finito, o meglio, ancora in corso una videoconferenza con il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo e tutti i Presidenti delle Regioni per ovviamente valutare azioni comuni tra le varie regioni. Però per quanto riguarda il Trentino, diciamo che in questo momento non sono presenti contagi che riguardano cittadini trentini. Nella tarda serata di ieri, molto tarda, nella notte, ci è giunta notizia della presenza di una donna residente a Codogno, ma presente sul territorio trentino, risultata positiva. Una famiglia di 3 persone, un padre, madre e figlio, la madre è risultata positiva. Presi contatti con la Lombardia, nella mattinata odierna la famiglia è rientrata in Lombardia in accordo con la regione Lombardia e quindi ha lasciato il territorio trentino in accordo con le nostre autorità sanitarie, è stata scortata, diciamo, con un'ambulanza trentina in Lombardia. Quindi ad oggi, in questo momento, sul territorio trentino non esistono contagi né di persone trentine e né di persone non trentine. Queste persone villeggiavano sindaco è stato prontamente informato già nella notte di ieri del contagio e poi è stato informato della soluzione trovata in accordo tra la provincia autonoma di Trento e la regione Lombardia. Io ho sentito il presidente Fontana ieri sera alle 11:30 e quindi il sindaco è stato informato sia ieri sera che adesso della soluzione di questa situazione. Il comune interessato è il comune di Di Maro Fogato. La famiglia è, diciamo, già rientrata o è quasi arrivata, è già rientrata a destinazione Codogno. Non ci risulta non ci siano stati contatti particolari al momento, perché queste sono sempre notizie al momento, poi al momento non ci risultano contatti particolari di queste persone con cittadini residenti in Trentino. Erano in un appartamento privato, quindi questo ha favorito molto la gestione di questo caso e quindi crediamo di avere risolto questa situazione nel termine di tempo, diciamo, più veloce possibile, anche questa volta grazie alla collaborazione delle autorità sanitarie lombarde e della regione Lombardia. Altre novità non ci sono sui casi trentini, continua il monitoraggio, continua il controllo, quindi la situazione la possiamo definire ore 12:30 stabile e sotto controllo. Ieri sera abbiamo fatto un incontro con ieri sera abbiamo incontrato l'ordine dei medici, i medici di medicina generale, l'ordine degli infermieri, l'ordine dei farmacisti, i pediatri, proprio per avere un confronto anche direttamente con loro. Abbiamo iniziato ieri mattina con le RSA, poi nel pomeriggio erano stati incontrati anche le categorie economiche e sindacati e nella serata c'è stato un incontro organizzato dall'azienda sanitaria proprio con tutti i rappresentanti professionisti che abbiamo sul territorio, al quale è stato consegnato un kit proprio come era stato consegnato anche ai medici di comunità assistenziali che erano distribuiti per eventuali presenze quindi nel loro ambulatorio. È stato spiegato come comportarsi e sono state fatte una serie di domande. Comunque il clima era sicuramente positivo e da parte loro c'è anche la massima collaborazione e attenzione su vari casi, che loro ovviamente sono i primi a stretto contatto con la popolazione che va anche a chiedere spesso delle informazioni. È stato anche
faccio mostrare un tutorial proprio su come indossare la mascherina, come indossare il camice, quindi anche proprio date informazioni tecniche precise sul comportamento che devono tenere nel caso in cui dovessero trovarsi a contatto con delle persone che potenzialmente potrebbero essere state contattate. Sì, in merito a questo, appunto, l'incontro di ieri sera è stato anche seguito via Skype da alcuni medici che non riuscivano a raggiungere la sede, quindi sostanzialmente c'è stata una forte partecipazione da parte di tutti e dal dibattito sono scaturite alcune indicazioni che sono contenute in una circolare che vediamo oggi a tutti i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, dove invitiamo gli stessi ad assumere alcune precauzioni negli atteggiamenti e in particolar modo l'indicazione che diamo è che gli accessi agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, avvenga su programmazione, quindi prendendo appuntamento. Questo lo fanno già la maggior parte dei nostri medici trentini, per la verità, quasi tutti i pediatri adottano questo metodo, ma questo ci consente di filtrare telefonicamente il tipo di richiesta e che fare sostanzialmente un triage telefonico prima dell'appuntamento. Questa è la prima indicazione. La seconda è un intervento organizzativo interno all'azienda che stiamo approntando, non è ancora in essere, speriamo di poterlo mettere in atto da domani, e cioè fuori dai 7 pronto soccorso dei nostri 7 ospedali avremo una sorta di pre-triage, triage avanzato, dove sarà una persona non necessariamente di competenza sanitaria che deve semplicemente esporre, chiedere a ogni paziente che accede autonomamente ai nostri pronto soccorso di rispondere a 6 domande, una checklist, se viene da certe zone a rischio e se ha registrato dei sintomi, cioè motivare del perché viene accede alle nostre strutture, in modo che ci sia un prefiltro nell'ipotesi in cui, per proteggere soprattutto gli altri visitatori del nostro ospedale e i nostri operatori, cioè noi stiamo lavorando sempre per garantire un grosso cordone di sicurezza intorno ai nostri 7 ospedali. Solo per chiudere, ieri sera siamo stati informati preventivamente dai colleghi dell'Alto Adige del caso che non avevano, continuano i contatti costanti tra noi e loro, stiamo collaborando perché chiaramente abbiamo un confine molto ampio con loro e quindi ci scambiamo informazioni quotidianamente per essere sinergici nelle azioni. Il numero verde è attivo? Da stamattina alle 8 fino a stasera alle 20, quindi 12 ore al giorno, dove i cittadini possono rivolgersi per domande relative al caso coronavirus. Ovviamente resta attivo il numero dell'emergenza per la normale attività dell'emergenza sanitaria. Domande? La turista è risultata positiva quando era arrivata in Trentino? Sì, venerdì sera. Come era ancora qua, nonostante l'allerta e poi dovevate qua? La signora correttamente ci ha comunicato che veniva da Codogno e che aveva una sintomatologia molto lieve. Noi siamo andati, seguendo il protocollo dell'azienda, a visitarla, a fare il tampone. Abbiamo aspettato l'esito del tampone e poi l'abbiamo accompagnata oggi. Dipende da quando le persone ci segnalano il problema. Comunque era in isolamento volontario, so che non stava bene, quindi non è andata in giro per il paese. Quindi già da venerdì quando era arrivata? Sì, venerdì sera è rimasta a casa. Va detto che i comuni interessati stanno facendo un lavoro importante perché tutti i cittadini sono stati contattati tramite SMS e quindi i cittadini che non fossero in quelle zone, comunque sono stati contattati dall'azienda sanitaria lombarda e vengono informati che qualora dovessero esserci problematiche di mettersi subito in contatto. Devo dire che questa modalità messa in atto dalla regione Lombardia in questo caso ha dato la sua funzionalità. La signora ha una lieve sintomatologia, non ha una sintomatologia importante, quindi ha atteso un attimo, ma chiaramente essendo di Codogno, ed essendo Codogno sulla bocca di tutti, si è messo in contatto con loro. Sono scesi con la loro macchina, okay, quindi portati dall'ambulanza perché ci sembrava nelle condizioni corretto, giusto fare così, però sono persone che stanno bene.
mattina il presidente era solitamente su Scatici 24 e nelle ultime ore, una domanda di carattere politico, c'è un Conte che nelle ultime ore ha detto ai governatori che valuta anche in casi estremi, no, di prendere lui il coordinamento di tutte le operazioni levando delle prerogative ai governatori, cosa che ha fatto arrabbiare moltissimo anche il Presidente della Lombardia Fontana. Lei presenta a proposito cosa pensa? Detto che noi siamo una provincia autonoma, quindi ovviamente collaborando, rispettando i rapporti, quant'altro abbiamo azioni, abbiamo autonomia d'azione maggiore, ma al di là di questo noi tutte le iniziative le abbiamo prese in collaborazione con il governo e mi pare che nella riunione che è ancora in corso si stia trovando una collaborazione fra tutte le regioni. Non è facile, perché ovviamente ci sono regioni che non hanno casi e ci sono regioni che hanno casi, ci sono regioni del sud che fortunatamente non li hanno e regioni del nord che li hanno, quindi non è nemmeno facile fare un protocollo comune. Però mi pare, almeno fino a 5 minuti fa, durante questa riunione, che la situazione andasse verso un accordo, però vediamo. Le persone sono davanti all'ospedale, davanti al pronto soccorso? Sì, attualmente non ci sono, ma la misura organizzativa che abbiamo acceso questa mattina è di sì, probabilmente in collaborazione anche con la Croce Rossa italiana, di Trento, e quindi saranno di fronte, diciamo, ogni ospedale ha la sua logistica particolare, però l'idea è di metterla all'ingresso dei pronto soccorso, quindi prima dell'ingresso all'interno della struttura sanitaria. E verranno tutti verranno. Tutte le persone, in pronto soccorso si accede con le proprie gambe, no? Quindi uno arriva direttamente e quindi verrà fatta questo tipo di domande, ci sarà ovviamente, sono esposte già una serie di indicazioni, soprattutto la richiesta è di identificare la zona di provenienza del paziente, no? Questo è l'elemento che può far sorgere. Poi c'è la checklist di domanda, tosse, febbre, per quale motivo, sono domande molto semplici, la cui risposta è molto chiara, no? Può allertare o alzare il livello di guardia del nostro studente. Quindi il messaggio che diamo, che è lo stesso che abbiamo dato in questi giorni, al momento, ore 12.30 sul territorio trentino non risultano casi di contagio. Ovviamente l'allerta da parte dell'amministrazione provinciale e delle autorità sanitarie è forte, però il messaggio che diamo è che tutte le attività si stanno svolgendo regolarmente, anche quelle turistiche, economiche e quant'altro, e quindi non c'è nessun motivo di pensare che il Trentino sia un territorio a rischio. Ecco, se posso approfittare, va anche detto che il comportamento della popolazione trentina è stata esemplare rispetto alle indicazioni, perché abbiamo visto già ieri accessi diminuiti al pronto soccorso, cioè accessi solo opportuni, indicati e appropriati, non accessi come spesso succedono per codici bianchi che non possono essere gestiti da altre parti. Quindi già un'indicazione passata, il comportamento della popolazione devo dire è stato esemplare. Presidente, in molte regioni sono state sospese per questa settimana, rinviate tutte le manifestazioni sportive. In Trentino è stata presa qualche decisione su questo versante? Al netto delle posizioni della FIGC, che ovviamente sono autonome, noi abbiamo la nostra circolare, provvedimento che ho sottoscritto io, che prevede gli sport indoor. Per gli sport esterni, noi, proprio perché il Trentino non ha al momento casi di contagio e proprio perché crediamo in una fase breve di prevenzione e non di allarmismo, di prevenzione, crediamo che le attività possano svolgersi regolarmente. È chiaro che se c'è un'attività dove arrivano squadre da territori, dei comuni considerati a rischio, riteniamo che siano essi stessi i primi a non muoversi, che la partita sia, diciamo, annullata. Però sulle attività che riguardano prettamente sportivi trentini all'aperto, noi per una fase che non dobbiamo, proprio perché il Trentino non ha ad oggi situazioni di rischio, continuiamo su una fase preventiva e lasciamo svolgere queste attività. Presidente, l'ordinanza ha una scadenza per quello che riguarda
le limitazioni, perché ho sentito questa mattina alcuni degli operatori culturali che, guardando le prossime settimane gli eventi che avevano, teatri, cinema, si chiedevano se devono continuare a considerare i posti. Io credo che le cose vadano prese anche giorno per giorno, sì, perché la situazione può cambiare in meglio, ovviamente lo spieghiamo, se cambiasse in meglio tutte le iniziative che abbiamo preso verrebbero alleggerite. Però non siamo in grado di fare previsioni da qui a 15 giorni, un mese sarebbe sbagliato. Viviamo, e mi pare che sia anche questa l'interlocuzione che abbiamo avuto con voi, e ringraziamo anche, diciamo, il comportamento vostro responsabile dell'informazione, perché siete i primi in campo in questo momento, di riuscire a interloquire passo per passo. È accaduto questo caso, lo abbiamo immediatamente comunicato perché crediamo sia giusto, così. Per oggi non sono previste altre comunicazioni, quindi salvo ovviamente smentite che non auspichiamo. Quindi grazie.